Sto sudando tanto. Sto sudando tanto. E le mie tecniche mi stanno dando da sudare anche loro. Le mie figlie che mi stanno aiutando per queste registrazioni. Durante questa fiera stiamo registrando le prime puntate del podcast che ci seguirà per tutto l'anno. Sarà un'intera stagione nella quale intervisteremo persone dello spettacolo in generale e chiederemo che cosa hanno fatto, come hanno fatto per cominciare principalmente, che cosa è successo, che cosa gli ha fatto scattare la scintilla. Però partiamo da una cosa, siamo nella fiera del fumetto e questa mattina mia figlia mi chiedeva: senti pa, ma io volevo avere il fumetto originale della serie che sto seguendo in TV. Che serie? E lei diceva: quella lì, quella col pescatore. Io dico: Sanpei, sarà quel il cartone animato che vedevo quando avevo 13 anni io. No, quel c'ha le spade, fa il samurai, fa il pirata. Allora è una serie di corsari. Alla fine ho capito che si riferiva a una serie di pirati giapponesi, un fumetto che è stato trasposto in cartone e poi è diventato anche una serie TV. E l'ho scoperto perché sono andato a mangiare in un ristorante che si chiamava Sanji e faceva sushi. Ho detto: ma è una cosa fantastica. Al che ho detto: vabbè, dove posso trovare questo fumetto? Vado a cercare in una fumetteria. E sono andato alla fumetteria e ho chiesto: senti, sto cercando questo fumetto su Sanji, quello del sushi. Hanno detto: chiedi al nonno. Va bene, chiedo al nonno. Ho cercato questo personaggio, che è un personaggio stranissimo, però è un nonno che ci sta passando davanti proprio adesso. Levati che stiamo registrando, vattene, altrimenti non parlo di te. L'ho trovato, era pelato come potrebbe essere un nonno pelato. E alla fine mi ha fatto trovare la serie, che adesso sto comprando a mia figlia. Ma adesso andiamo a cominciare la nostra nuova puntata di Indivia. E ringraziando il maestro Bini che ci ha realizzato la sigla, la lanciamo subito. Sigla! Indivia! 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 Io sono felice di cominciare il podcast invitando i miei amici, quelli con i quali abbiamo realizzato la fanzine oramai 30 anni fa, quella che stiamo celebrando, quella del quale forse avete già visto il video celebrativo su questo stesso podcast. E vorrei invitare, iniziando da quello che era il caporedattore, la mente pensante, quella che ha praticamente fatto nascere la cosa, Emanuele Barca. Ciao Emanuele, ben trovato. Siedi pure qua. Grazie. Vorrei far entrare all'interno anche un altro dei miei cari amici, Mimmo Montrone. Ciao Mimmo, accomodati al centro. E infine anche Giuseppe Del Curatolo, che è un altro delle persone che ci aiutavano a realizzare Epic. Ciao Giuseppe, ben trovato. Sedete pure. Mancano ancora degli amici che purtroppo oramai sono dispersi per l'Italia, alcuni per il mondo. Più tardi, dopo aver cominciato la disamina, faremo entrare anche alcuni dei nostri autori. E vorrei ricordare comunque Paolo Boccardi, Amedeo Russi e non so, mi dimentico qualcuno? No, mi sembra di no. Dei nostri no. Quindi, detti i loro nomi, possiamo anche andare a cominciare. Intanto, benvenuti. Avete bevuto? Avete mangiato? Ecco, ovviamente il microfono bisogna accenderlo. Ok. Ciao, grazie. Siamo a posto. Non abbiamo ancora mangiato. Non abbiamo ancora mangiato, accidenti. È l'una, ma ancora non abbiamo l'arte mangiato. Allora, per farvi sentire meglio, tenete appoggiato il microfono vicino al mento, così vi si sente bene. Intanto vorrei partire proprio dalle origini, proprio da come è cominciata. Cioè, in realtà io mi sono sempre chiesto chi è che ha avuto l'idea e come è davvero nata la cosa.
Allora, l'idea è stato, era un'idea diciamo diffusa. Parliamo di Epic. Parliamo di Epic, era un'idea diffusa, cioè è un po' uscita, come ti posso dire, da discussioni tra amici, come dire, piano piano, è emersa piano piano, quindi non c'è uno che si è alzato la mattina e ha detto da oggi si fa Epic. C'era il fatto del fumetto, che si amava il fumetto, ed era un mondo in cui in qualche modo si voleva far parte, si sognava di far parte. E quindi parlando, cosa si può fare per entrare in questo mondo? E l'idea, diciamo, più immediata, facciamo una fanzine. Ovvero? Cos'era una fanzine all'epoca? Una fanzine è un fan magazine, cioè una rivista dei fan, e che non è poi una cosa così neutrale, perché in realtà le fanzine hanno avuto un ruolo molto importante a livello editoriale, perché erano una cassa di risonanza per far conoscere personaggi famosi all'estero che poi sono stati importati dagli editori italiani in Italia. Cioè, sono stati dei fanzinari come Marco Lupo, Luca Scatasta, che sulla fanzine Fumo di China aveva una rubrica che si chiamava Cuore di China. Su questa rubrica loro raccontavano queste storie meravigliose, Watchmen, V for Vendetta, che erano uscite in America, che avevano avuto un successo enorme, e invogliavano chi leggeva la fanzine a richiedere agli editori che venissero pubblicate anche in Italia, e in questa cosa loro hanno avuto successo e loro stessi poi sono riusciti a coronare il sogno di tutti i fanzinari, cioè di diventare parte integrante del mondo del fumetto. Quindi, diciamo, punto, è una cosa così banale fare una fanzine. No, sono sicuro che, cioè, figurati, ne ho fatto parte, quindi so benissimo che non era affatto banale. Però a questo punto io mi chiedo, quando è nato il primo numero? E chi lo ha realizzato? Perché io so, a un certo punto sono entrato che già Mimmo aveva cominciato a realizzare gli altri numeri. No, diciamo che Epic è iniziata prima in maniera molto, come posso dire, in tono molto minore, anche perché le competenze che aveva il primo nucleo erano competenze, diciamo, più basse dal punto di vista della grafica, della grafico tipografico, diciamo così. Quindi i primi numeri erano numeri piccolini, in bianco e nero, su una carta molto bianca, molto che sparava, fotocopiate, negli che io occhi. Ricordo. Erano fotocopiate. No, credo comunque stampate con stampanti a getto d'inchiostro. O ad aghi, addirittura ad aghi, insomma, erano prodotti, diciamo, di qualità infima. No, infima no, però insomma, amatoriale, molto amatoriale, con poche immagini, fotografie super sgranate, non si capiva niente, insomma, quelli erano i mezzi che avevamo all'epoca. Poi piano piano sono uscite certe competenze, ne sono entrate certe altre. Queste competenze che sono entrate erano competenze in grado di dare, di far fare un salto in avanti qualitativo alla confezione Epic. Quindi il formato è diventato molto più grande, le copertine sono diventate a colori, su carta lucida, la carta interna era molto buona, di alta grammatura, eccetera eccetera. Quindi, diciamo, è diventato un prodotto, cioè piano piano, da essere un prodotto puramente amatoriale è diventato piano piano un prodotto professionale, anche perché questa crescita, come dire, tipografica si è accompagnata anche da tutta una serie di riflessioni tra quelli che eravamo noi nel nucleo, diciamo, di Epic. Riflessioni alle quali adesso arriviamo un po' alla volta, però parliamo principalmente, ricominciamo, cioè nel senso, un pezzo alla volta ci arriviamo, certo. Parliamo della parte tecnica, quando è cominciata questo rinnovamento e quindi questa evoluzione verso la professionalità? Questa rivoluzione l'ha iniziata lui, quindi è giusto che sia lui. Ha il microfono, vai. Ciao a tutti. Allora, io sono stato convocato da Emanuele per quanto riguarda la chiamata alle armi per far parte di questa fanzine. Un po' più giù, ok. E niente, la mia professione è legata
all'arte grafica e guardando quest'opera iniziai a consigliarne la stampa in tipografia, quindi tirature negli anni 90 non è come oggi, la tiratura doveva essere già abbastanza importante e soprattutto la copertina a colori, perché nell'enorme quantità di nell'enorme quantità di produzioni editoriali, amatoriali e non, sia fumetteria, sia fiere, librerie, eccetera, una copertina a colori era sicuramente un colpo all'occhio, risaltava subito. Carta patinata, l'interno, un buon uso umano la prima volta, poi un semi patinato la seconda, ma al di là di tutti questi dati tecnici che non possono interessare più di tanto, i disegni dei ragazzi che poi fecero parte di questa fanzine venivano super premiati. No, io in realtà vorrei proprio prendere in giro Mimmo su questa cosa, nel senso che ogni volta che Mimmo parla, e soprattutto quando si sente un po' a disagio, è fantastico. Lui incomincia, si imposta e comincia a parlare formalmente come se stesse parlando con... È colpa di Piero Angelini che me l'ha fatto notare prima. E invece lui è una persona, vi assicuro, simpaticissima, però quando è così, è un timido e reagisce in questo modo, però è effettivamente, cioè, ha messo una mano, ha fatto in modo che quella che era una rivista amatoriale l'ha trasformata in un prodotto davvero professionale. Stavo per dire semi pro prima, invece chiedo scusa, no. Chiedo scusa, il nostro prodotto, gli ultimi vagiti li ha dati in giro per l'Italia nelle librerie e in alcune edicole, quindi era un prodotto che era conosciuto dalla Val d'Aosta alla Sicilia. A questo punto io, cioè, mi dai il là per dire chi l'ha portato in tutta Italia, l'ha fatto distribuire in tutta Italia, e io una manina, cioè, so di chi sia questa manina. Vero, Giuseppe Del Curato? Ma io non so fino a che punto questa manina fosse la mia. Senso che comunque il... Scusami, ti interrompo perché so che la prima parte è passata anche attraverso di me con risultati disastrosi. No, non ti buttare giù così. Però... Non è il caso. Nessuno ha meriti, nessuno ha demeriti. Il bello della squadra è proprio quella. Anzi, la forza di Epic era proprio che... avesse creato un bel gruppo che aveva appunto la competenza del grafico, la competenza dello sceneggiatore o dell'esperto che poteva scegliere l'autore da intervistare o il servizio da scrivere, i disegnatori, era diciamo la vera forza quella, il fatto che miracolosamente si era costituito un gruppo vincente attorno a questa rivista nata per scherzo, quindi va secondo me inquadrato proprio così, nasce da un'idea così di amici che appassionati hanno una passione comune e ne vogliono parlare, ci provano, ci riescono, intorno a loro si raccolgono queste competenze e osano esporsi, osano partecipare alle fiere, partecipare alle manifestazioni, osano far pervenire il prodotto nelle mani di persone addette ai lavori, eccetera, e con il consenso che il prodotto riscuote, gli si apre la strada. Poi è chiaro che si fa sempre un passo alla volta, quindi dalla edizione fotocopiata si è arrivata all'edizione stampata con la copertina a colori, con la distribuzione nelle librerie, con la distribuzione nelle fumetterie che nascevano in quel momento, quindi è vero. È anche inquadrato storicamente, perché prima, fino a qualche anno prima non ce n'erano, invece in quegli anni nasceva la distribuzione in fumetteria, che erano negozi specializzati. Successivamente il passo, forse quello più grosso, è stato quello di lanciarsi in un'avventura editoriale importante, che era l'edicola, che a quell'epoca era diciamo il top della distribuzione. Oggi non è più così. Ah, infatti, oggi l'edicola non ha più il potere che aveva 30 anni fa o 25 anni fa.
Però quello diventò forse troppo grosso per l'esperienza che avevamo in quel momento. Quindi probabilmente a quei ragazzi di allora sarebbe servito un riferimento, diciamo adulto, mm-hmm. se vogliamo dirlo. Comunque, io ti vorrei dire che cosa mi stava facendo ridere. Io stavo pensando che quando realizzavamo questa fanzine, non avrei mai pensato di arrivare un giorno a dire in quegli anni, adesso che sono arrivato alla venerante età di 27 anni, dire questa, ma infatti in quegli anni non se n'era accorto nessuno. Cioè, a un certo punto mi hanno chiesto di partecipare a questa fiera. Ho detto, noi facevamo Epic, quanti anni? 30 anni. Allora festeggiamo il trentennale. Da notare che nessuno ci ha fatto la torta. È vero, in effetti. Aia, sì. È vero, aia. Avremmo dovuto farci fare la torta per questo. Provvedete. Cosa. Una cosa. Grazie. Ecco. Dicono dal pubblico che il colesterolo è alto. Un pubblico che adesso faremo sedere qui praticamente. Sono i 30 anni, diciamo. Più vicino, Manu. Sì, volevo ricordare una cosa che. Cioè, una qualità del gruppo di cui parlava lui era anche, diciamo, la dinamicità delle idee che fuoriuscivano veramente a getto continuo, perché noi dopo quell'inizio amatoriale ci eravamo resi conto, diciamo, che i contenuti erano troppo scontati, cioè noi cercavamo di anticipare delle notizie che però alla fine i nostri destinatari già conoscevano. Allora cominciamo a riflettere su cosa potevamo dare, come stupirli, cosa potevamo dare che potesse essere attrattivo, e vennero fuori le idee di fare le interviste agli autori, vennero fuori le idee di fare i reportage delle fiere, in cui noi davamo, diciamo, il nostro vissuto di come avevamo vissuto la fiera, che poteva essere l'Expo Comics piuttosto che quella che si faceva a Bari. E quindi quelli diventarono poi, diciamo, dei must per i lettori di quella rivista. Io su questa cosa vorrei fare alla dinamicità di cui parla Emanuele, aggiungerei anche, scusate, la dinamicità è nella volontà di fare, perché ed è la stessa sensazione che ho ritrovato in questa occasione a distanza di 30 anni. E non vale, lo volevo dire nel io. Senso che e poi lo dici a parole tue. Certo. Nel senso che quando nascevano delle idee non si perdeva tempo, ci si dava da fare a metterle in atto, e questo do atto soprattutto a questa persona, che era veramente strepitosa, e lo ha dimostrato in questa circostanza, che in niente ha realizzato teli, così come si è dato anima e cuore con tutti i suoi mezzi per realizzare ogni cosa che gli veniva proposta. Dovrei rispondere, ma no, evito. No, non rispondere, perché così è, così come anche Paolo ha realizzato in un niente un video. In un lasso di tempo breve. No, e su questa cosa. Con la volontà di farlo, certo, dire. No, non perché sia stata una fesseria farlo, cioè è proprio perché era un impegno gravoso. Ciò nonostante, tu ti do merito, perché è vero, l'hai realizzato in maniera con spirito di abnegazione. Comunque, ad ogni modo, eravamo fuori allenamento. 30 anni pesano per tutti, però la ricetta c'era ancora. Nonostante il colesterolo alto, diciamo che abbiamo recuperato. Lo spirito di Epic è ancora vigoroso in noi, un po' come la forza. Esatto, no, in realtà, scusami, volevo sottolineare proprio questa cosa, cioè il reincontrarci per fare questa cosa qui, secondo me ha risvegliato gran parte di quell'energia, sì. Tant'è che, e me lo faceva notare proprio Giuseppe, il fatto che comunque le idee, anche sentendoci, incontrandoci, le idee continuano a fluire, cioè, ed è una cosa ancora bellissima, cioè io vi giuro, tant'è che addirittura questo podcast nasce proprio grazie a questo, cioè se non ne avessi parlato con un'intenzione seria non l'avrei mai cominciato a realizzare, e invece parlandone mi sono messo di buzzo buono in un tempo relativamente breve, ma
sacrificando un sacco di altre cose, a realizzare questo piccolo prodotto anche allo stesso modo nel quale lo facevamo noi. Io ricordo le nottate che abbiamo fatto per realizzare, per andare in stampa, dove non ti ricordi i file che si corrompevano? Allora, no, accadde un aneddoto, ce ne sono tantissimi di aneddoti che con la birra in mano si può ridere. Adesso quasi quasi ci facciamo portare la birra e chiamiamo anche gli altri. In quegli istanti in cui internet era ancora 56k, l'età. C'era la stampante ad aghi, il nostro primo sponsor fu Gutenberg l'originale. Quindi in pratica caratteri mobili. Per riuscire ad avere le tavole, i testi scritti, i file, chi ha il PC, chi ha il Mac, le varie estensioni, il sabato notte, tra sabato notte e domenica, alle 3 va in crash il mio computer. E stupidamente, lo ammetto, non avevo salvato da circa 2 ore. Circa 42 pagine erano totalmente nella mia memoria fisica, ma non quella del computer. Diciamo, meno male che la memoria da cyborg. No, che la memoria umana, non quella fisica, quella fisica è quella del computer. Tutto da rifare. E allora alle 4:15 partirono 18 caffè fino alle 8 del mattino. E stetti male fino al lunedì successivo. Sta ancora male, guarda. Per riuscire a mandare in stampa la versione di Epic, che è questa. Questa qua. Novembre-dicembre 1994. Il primo della distribuzione seria, praticamente. Il primo della distribuzione seria con strafalcioni che nella successiva numerazione avremmo dovuto mettere 2 o 3 pagine di errata corrige. Lì abbiamo sbagliato il nome, lì c'è un verbo che non funziona, lì il numero della pagina non è corretto, eccetera. Non avevo ancora pensato di chiudere il numero e poi rileggerlo prima di mandarlo in stampa. Sì, perché lasciai tutto nella domenica pomeriggio in pratica e il lunedì mattina dovevo andare in tipografia. Oggi questo problema in parte è stato risolto perché la rete davvero facilita tutto. E spesso si diventa anche superficiali per colpa della rete. Una volta qualcuno mi insegna, c'era il visto si stampi. Oggi ci affidiamo troppo a qualcosa di artificiale che faccia quel tipo di lavoro. Vabbè, è una polemica che riprenderemo dopo. Lui è contro l'intelligenza artificiale, io a favore. Vabbè, però diciamo, vorrei un po' riequilibrare la visione catastrofica sua. Io ho un bel ricordo, non so se sia un vero ricordo o forse, sapete, quei ricordi che uno vuole avere perché vuole ricordare delle cose magari con un colore bello, però io me la ricordo così, cioè mi ricordo che quando venivano fuori delle idee, cioè non si litigava, non si voleva mettere il cappello sopra, no, si fa come dico io, no, erano idee, cioè, che piacevano subito e subito venivano implementate. Quella è la cosa, il bel ricordo che ho io. Io ti devo dire che succede ancora adesso, succede ancora adesso. Cioè, veniva tutto fatto proprio distinto, molto distinto. Questo è verissimo, con però, cioè, senza sovrapposizioni, senza litigi, senza contrasti, ma con grande rigore, come infatti se mostriamo quello che c'è scritto. Aspetta. Alle spalle della maglietta, ecco. Eccomi. Lo slogan era "abbiamo bisogno di persone serie", che era veramente Aspetta, il must. Che mi metto più vicino alla camera così dopo posso fare uno zoom era migliore. Il must con il quale veniva affrontato qualunque problema. Cosa? Senti, no, invece no, non abbiamo mai trovato delle persone serie. Invece abbiamo trovato delle persone assolutamente poco serie, ma veramente fantastiche, che nel momento in cui abbiamo cercato di far diventare la cosa seria, abbiamo detto costruiamo il palcoscenico, come diceva Emanuele giustamente durante il video, hanno detto sì, ci siamo. E a quel punto abbiamo trovato delle persone così, per caso, abbiamo trovato Alfonso Elia, abbiamo trovato Piero Angelini, abbiamo trovato Aldo Pastore, abbiamo trovato Fabian Pickler, abbiamo trovato Mauro Masi, ditemi altri, Alessio Fortunato, cioè,
Alessio Fortunato è stato con Piero Angerini i primi due titolati, tra l'altro. Beh, e allora io a questo punto farei, direi, mettiamoli subito alla gogna. Piero Angerini e Alessio Fortunato ci raggiungano qui al, sul palco e si prendano l'immeritato palco. Vieni a lei, vieni a lei. Io farei, ci farei raggiungere anche da Alfonso Elia, ah, che mi sembra giusto che... Voilà. Aspetta, oh, sto dimenticando qualcuno? Aldo. Chi sto dimenticando? Aldo. Chi è che sto dimenticando? Aldo. No, non mi ricordo nessuno di, con questo nome. Nessuno. Aldo. Aldo Pastore, raggiungici. Il Dio Potamo. Il Dio Potamo. No, fantastico. Allora... Questi sono solo alcuni degli autori che ci hanno deliziato con il loro lavoro e hanno permesso di fare in modo che Epic diventasse, diventasse quello che è. Allora, Aldo, se non ti spiace farti appena più avanti, così ti si riprende anche un po' da quella telecamera, anche se poi alla fine faremo i controcampi, va bene lo stesso. Tranquillo, c'è la telecamera che prende da quel lato, tranquillo, non ti preoccupare. Dobbiamo, non ti lamentare, va bene così. Dobbiamo cantare? Adesso faccio partire la base e cantiamo. Allora, Mimmo, tu ti ricordi esattamente con chi cominciammo? Perché io... Chiedo scusa, ma per chi non lo sapesse, quell'uomo si chiama Alessio. E ce l'ha scritto sul maglietto, va bene. Allora, insomma, durante una sagra della Zampina... Oddio... Ci presentarono delle tavole che aveva uno, non era durante la sagra della Zampina, no, però mi ricordo che in qualche modo la Zampina, no, c'entrava, era... comunque, vabbè, perché perché sono di San Michele, appoggia sul mento, no, va, no, bene così, no, così, così. Da, così, va, bravo, ok, faccio la barba. Allora, no, San Michele c'entra perché allora io ero, vivevo a San Michele, è vero, nell'oculo, nell'oculo. Assolutamente. Però no, le tavole furono visionate da Mimmo, insomma, vabbè, diciamo dagli da Epic Manuele Boys, anche, certo, alla Taverna del Maltese a Bari. La Taverna del Maltese, Maltese a Bari. Madonna. Era il 94 ed era la seconda volta che partecipavo a Expo Comics, al concorso per giovani autori. Quell'anno vinse proprio Piero Angerini, che Ed è ancora contentissimo, vedete, sprizza l'unico gioia, premio che ho preso in vita mia. Insomma, quindi entrai in contatto con loro e dissi: oh, vi piace la mia roba, vi piacciono i miei disegni. Io sinceramente, quando li vidi, dissi: ma pensavo di meglio. Ma sì. Beh, anch'io ancora adesso penso delle tavole che faccio. Tutto. Vai, apri la parete. Sarebbe il caso di ricordare oggi Alessio Fortunato che cosa fa. No, no, allora, no. Vabbè, lo diciamo in seguito. La parentesi, lavoro alle poste. Tu. Timbro. Metto i franco. No, in realtà, prima di dire questa cosa, in realtà mi piaceva ricordare intanto insieme il fatto, cioè, dell'esserci incontrati alla Taverna del Maltese, che io nei miei ricordi ricordo come un posto un po' tetro, un po' scuro, nel quale... Beh, Bari, no, beh, aveva due sedi la Taverna però... del Maltese. Noi ci siamo visti nella sede quella in Piazza Umberto. Piazza Umberto. Quella via Nicolai è quella lì. Manteneva comunque un ambiente cupo, le luci non erano... Sì, cioè, sì, no, era abbastanza... Era il pomeriggio. Sì, aveva delle luci abbastanza soffuse. Adesso è cambiata un bel po'. Che poi all'epoca erano due i locali così. C'era alternativi, era la Taverna del Maltese e il Pellicano, che il Pellicano è stato dismesso ultimamente. No, ultimamente ho sentito che... ho letto che è stata... Sì. E l'altro posto che mi ricordo che ha fatto praticamente nascere questa cosa era il pre e il durante dell'Expo Comics di Bari, che praticamente ci ha fatti incontrare, ci ha fatti sentire prima. Io non so se qualcuno dell'organizzazione, tu non facevi parte dell'organizzazione, no, nessuno faceva parte dell'organizzazione dell'Expo Comics. No, io e Alessio abbiamo lavorato sugli allestimenti, sì, credo. Ma sì, questo durante l'Expo, non... Durante, sì, l'Expo. Okay. Sì,
Allora, io il 93 partecipai per la prima volta, quindi conobbi tutti quelli di Gulp, che è questa associazione che organizzava all'epoca Expo Comics, e poi il 94, 95 e anche il 96 ci occupammo di organizzare gli spazi. Vi sblocco un ricordo e vi prego di collocarmelo nel tempo. Io ricordo un Galactus alto 5, quanti metri era? Non so se voi c'entravate con quel... Mi sa che l'aveva fatto Piero. No, Galactus no. Non era il tuo Galactus. No, noi facemmo La Cosa. Sì, La Cosa sì, me lo ricordo. Poi facemmo Arzak di Moebius, vero, Arzak. E quello era, cioè aveva un'apertura all'area di... 5-6 metri, Spider-Man, Lex Weaver. Sì, no, io feci invece Galactus, una... Galactus non me lo ricordo. Sì, no, no, c'era. Ma non era roba. Castellini lo fece. Non era roba, no. No, è vero, c'era. C'era Galactus. Sia... E io ricordo invece che feci una Giulietta di Romeo e Giulietta fatto da Manara. Ah, ok. E io feci questa sagoma. Fantastico. Di non sa come il legno in MDF, sì, belle pesanti, sì. Tutte dipinte a mano comunque. Sì, non so che fine abbiano fatto. Ah no, la Giulietta credo che sia a casa. Ah, ma quindi voi disegnate, quindi. Nel tempo libero, sì. Tra un lavoro, tra una timbratura e l'altra, sì, in posta. No, io vorrei che lasciaste il microfono un attimo ad Alfonso e ad Aldo. Ad Aldo il meno possibile, perché fa paura. No, veramente sì. Vabbè. Allora, mi microfono in questo modo sul mento, in maniera tale che vi si senta bene. E Alfonso, io ho visto la tua storia, ho rivisto la tua storia, so se abbiamo ancora tra le tavole. La curva dell'arcobaleno, che è Non era quello. Ah no, scusami, no, la curva di Mauro Masi era il sogno, sì. Il tuo tratto che io mi ricordava quello dell'intrepido, delle storie di Nacho Story, insomma, quei disegnatori lì, insomma, degli argentini, insomma. Sì, un po' sì, però in realtà non ho, Intrepido non lo leggevo nemmeno. No, ma figurati. No. In realtà, come ho detto nell'intervista che ho fatto, praticamente la mia fonte di ispirazione, come forse anche ad Alessio all'epoca, mm-hmm, era Dino Battaglia, quindi sì, cercavo maldestramente di ripetere lo stile di Dino Battaglia. E poi c'era un altro che mi piaceva moltissimo, che era Alfredo Alcala, perché allora andavo moltissimo sul tratteggio. Mm-hmm. Cerco anche adesso, ma non lo so se ci riesco con gli stessi risultati, sono peggiorato. I colleghi dicono che ancora... Sì, ma ha fatto anche qualcosa di suo, anche se in effetti dal punto di vista della struttura anatomica lasciava un po' a desiderare, quindi... Una copiata era perfetta, assolutamente perfetta. Ti lascio il microfono, se non parlare senza microfono. Ah, scusa, no, dicevo Alcala Buscema era la... Esatto, per me era la combinazione perfetta, sì, assolutamente. Quello che mancava uno ce l'aveva l'altro. No, bello. Quindi no, per quanto riguarda, diciamo, il rapporto con Epic, l'ho già detto, in effetti ho le idee molto confuse perché non ricordo esattamente come ci sono. Non sai chi ti ha portato in questo, no, in questo, non ricordo, punco, credo, in questo... Non so, Alessio forse si ricorda qualcosa in più, no? No, allora, a dire la verità, comunque io e Alfonso ci siamo conosciuti grazie a Epic, comunque. Sì, ma non ricordo. Anche se io già frequentavo da un anno Castellaneta, perché io ero a San Michele, la Zampina, il Loculo, eccetera. Però cominciando l'Accademia a Bari, io poi conobbi questi amici che sono ancora adesso i miei amici, e conobbi Dante Spada, e poi non mi ricordo chi mi fece il nome di Alfonso, però ci siamo conosciuti comunque. Forse grazie Dante, a Epic. Non lo so. Poi tutte e due, mi ricordo che spedimmo del materiale a Fumo di China. Esatto, sì, certo, fu praticamente lo stesso anno. Esattamente, e ci ritrovammo questa... nell'angolo dell'esordiente su Fumo di China. Quindi di lì poi non mi ricordo se fui io a dirti: guarda che c'è Epic, che c'è questa, sì, fanzina. Sicuramente tu, perché non la conosci. Sicuramente sì, è andata così. E quindi poi lui appunto vi mandò questa storia bellissima, insomma, il disegno. Ancora adesso lo trovo poi ci sono queste... terribile, esattamente come i vostri. Ci sono queste coincidenze stranissime, perché in effetti proprio ieri è uscito in edicola un numero disegnato da me della pubblicazione del Morto, ed è sostanzialmente la mia prima pubblicazione in edicola. Ho fatto qualcos'altro, ma in libreria. Fantastico. Quindi a distanza di 30 anni e coincidendo esattamente con la...
diciamo, l'anniversario di Epic, è successo quest'altro fatto. Attenzione, perché questa cosa mi tira una domanda che vi devo fare a tutti quanti: come state? Perché questa è davvero importante. Prima però devo dare una mezza parola, che, sperando di riuscire a contenerlo, a quello che invece di disegnarle le storie le scrive. Aldo, attento a quello che chiedi. No, in realtà io mi chiedevo, allora vedi, questo podcast nasce principalmente per capire come ci si arriva a fare una cosa, a fare un mestiere. Alla fine quello di disegnare è diventato il vostro mestiere, alla fine quello di scrivere è diventato il tuo mestiere. In qualche modo, io conosco la mia storia, so per quale motivo non c'entro più col fumetto, però mi piace ancora navigarlo in qualche modo. Ma voi che siete comunque arrivati a fare questo, come è iniziato tutto? Cioè, perché io ho la vaghissima impressione che in qualche modo, anche almeno nel tuo caso, c'entrassimo noi. La domanda è un po'... Allora. Sì, è larga, dai, ti lascio parlare, vai. Io adesso parlo come, diciamo, chi scrive storie, però lo stesso per chi le disegna. Innanzitutto scrivere significa che vuoi comunicare. Certo. Se vuoi comunicare o perché sei solo e quindi vuoi comunicare, o perché vuoi rompere le palle alla gente, quindi vuoi comunicare comunque. Io ho sempre avuto questa predisposizione al racconto, che... è molto egoisticamente serve a me. Quando scrivi qualcosa è perché stai pensando a qualcosa, qualcosa ti ha colpito, qualcosa ti ha rallegrato oppure ti ha rattristato, è uno sfogo. Se poi riesci a tradurre questo sfogo in qualcosa di comprensibile al maggior numero di persone possibile, già hai fatto qualcosa. Poi l'intrattenere la gente per me è una delle cose forse più importanti. Cioè, io apprezzo chiunque, dall'attore, il comico, il disegnatore, lo scrittore. Ma ti ricordi quando è iniziato? Scusami, probabilmente, vabbè, avevo tanti racconti da parte, certo. Perché il mio progetto di vita era: ok, farò il musicista heavy metal fino a 40 anni e poi diventerò uno scrittore. Le cose non sono andate esattamente così. Mi sembra, noi ci conoscevamo già da un paio d'anni prima, forse. Io non mi ricordo bene. Veramente, questo è un mistero. Come ci siamo trovati a fare? No, allora, prima di Epic, nell'89, noi ci siamo conosciuti nell'89 a San Michele. Perché io facevo. Una fanzine a San Michele che si chiamava Riflessi. È vero. E ne avevo fatta una l'anno prima che si chiamava Non Solo Rock. E quindi era un contenitore, c'era dal chiacchiericcio paesano, perché San Michele quello è, insomma, non è che posso. Però c'era, per esempio, c'era una videoteca a San Michele. Io andavo lì ogni settimana, prendevo 3 o 4 film, me li vedevo e facevo la recensione con i disegni. Poi c'era lo spazio dedicato all'arte, c'era lo spazio dedicato alla letteratura, al teatro, e c'erano anche i fumetti. E con Aldo venne da Bari con Ricciardi. No, sì, forse hai detto giusto. Sì, con Ricciardi. Sì, sì, sì. Perché sì, avevate sì. Un personaggio, poliziotto, una cosa. Sì, sì, sì. E fummo noi a pubblicare le prime strisce, le prime tavole di Pastore, Ricciardi. Su questa fanzine che si chiama Riflessi. Io dovrei avere ancora una copia in PDF, perché io non c'ho mai niente di mio. C'è mio cugino che è quello che ha il mio biografo ufficiale, c'ha tutto, anche le cose più infime. E tempo fa mi dissi: senti, ma hai ancora una copia? E mi mandò il PDF e ci sono ancora le tavole sceneggiate. Mannaggia, e disegnate. Tutta quella sequenza io l'ho usata qualche anno fa per Clavalex. Ho ripreso sano. Ah, perfetto. Vabbè, comunque, mi mancavano 7-8 pagine per completare la cosa. Ha esordito grazie a Riflessi. Cioè, questa noi rigorosamente fotocopiata. Però Madonna, mi piaceva perché ogni volta usavo un espediente per la copertina e quel numero lì aveva una doppia copertina.
c'era una parte della copertina stampata su cartoncino e poi c'era una sovracoperta in acetato dove c'era una, un'altra parte di disegno per la copertina, quindi tu l'aprivi e a seconda di come insomma si componeva la, la copertina. Senti, però io devo chiedere una cosa ad Alessio, che questa adesso cosa, questa cosa la devo dire perché mi ricorda un album degli Squallor. era una cosa del genere, non so se ti ricordi. Sì, Mutando si chiamava. Era gli anni era 89, insomma. Ma io mi ricordo che tu mi hai portato in un posto dove era una sala prove, tu cantavi. Sì, io cantavo. Ecco, questo forse c'avevo una band, esattamente. No, mi piace che siamo entrati nell'ottica del cazzeggio, che è perfetta per questo foto. Sì, la band è durata dall'87 e facciamo l'ultimo concerto nel 90. Insomma, affittammo un mega super palco con effetti di fumo, nebbia, bolle, neve, quasi a San Michele. A San Michele. Sì, Quante anime contava San Michele all'epoca? All'epoca 8.000, adesso sono scesi a 6.000, 5.008. Sì, no, vabbè, sterminati, no. Ed erano tutti al concerto, ovviamente. No, cioè, sì. Quelli morti. No, però noi abbiamo avuto anche un impresario che ci ha fatto fare dei tour nel sud Italia. Bitonto, Bitritto. No, facevamo. Vabbè. Il sud, Campania, Basilicata, Calabria, qualche punta in Sicilia, insomma, avevamo questo, solo che poi alla fine, puntualmente, a fine di ogni tappa, veniva l'impresario e ci diceva: ragazzi, ma che vi siete magnati? Perché ci portava al ristorante e quindi di conseguenza ci pagava di meno, poi noi avevamo tutti 18 anni e andavamo in autobus, prendevamo gli autobus con gli strumenti, poi mio padre che ci accompagnava, mio fratello, quindi puntualmente alla fine tornavamo a casa con 40.000 lire a testa. E beh, a me mi hanno pagato una cassa di birra. 40.000 lire ci facevi un mese, almeno io ricordo, a 18 anni certo che ce lo facevi. E dormivamo poi, mi ricordo alcune date fatte proprio in montagna, dormivamo con i materassi portati dalla sede del comune nella sagrestia della chiesa, che era tutto sulla stessa piazza, e facevamo come i Beatles, passavamo con i materassi tutti sulle strisce pedonali. Vabbè, con il lancio di reggiseni. E poi insomma, e mi ricordo una data, questo è un aneddoto fantastico, che c'era, se vi ricordate, l'81, partecipò a Sanremo, non mi ricordo il nome, la canzone era Op 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 Somarello, Trotta Trotta che il mondo è bello. Mario Balabani, pazzesco, cioè sei davvero un pozzo di cultura. E mi ricordo che pop suonava prima, la serata prima di noi. Ah. E mi ricordo che su questa canzone Balabani aveva una coreografia con il chitarrista che era tutto chiuso nel domopack perché voleva fare il robot. Ma era tutto domopaccato e aveva sta chitarra finta di legno con le corde di lana. Che memorie che sì. Con io l'avrei acceso. No, a proposito di accendere, dell'alluminio non accendevi. Questo chitarrista aveva nel corpo della chitarra le lucine. Aveva una sparava a fuochi d'artificio mentre il cantante cantava Pop Pop Somarello. Quindi faceva questa coreografia quasi da Star Crasher di Luigi Cozzi proprio. Vedi, prima di fare il fumettista ho fatto pure il cantante. No, mi piace moltissimo questa all'ultimo cosa. Stadio no, perché no. Alessio vuota il sacco. No, in realtà questa era la domanda che mi ha tirato fuori Alfonso. In realtà, come è nato tutto? Cioè, la domanda che girerei anche ad Alfonso e a no, Piero. Appunto, io volevo comunque specificare proprio per questa domanda che hai fatto, che in effetti non è che io viva col fumetto, perché faccio un'altra cosa un po' diversa. Mi ricordi che dovrei ripassarmi per domani mattina qualcosa. Cioè, lasciamo perdere. Comunque, in effetti
effetti sicuramente l'esperienza di Epic è stata una cosa importante, tanto è vero che poi ho continuato a fare qualcosa, anche se avevo lasciato per un certo periodo. Diciamo che sono riuscito a rimanere nel campo del fumetto. All'inizio più che altro scrivendo recensioni per Fumo di China, facendo interviste, e quindi sono riuscito in quel modo a rimanere pur non disegnando. Successivamente, attraverso altri contatti, c'entrava credo forse ancora Alessio, ho fatto comunque altre cose. Per esempio con Sebastiano Vilella ho fatto un volume che si chiamava Spasmo Storbido, era un noir praticamente che cercava di riprendere i noir degli anni 60, tipo Criminal e robe del genere, però rivisti secondo un'ottica diciamo un po' diversa. E onestamente non so nemmeno quale tra virgolette successo abbia avuto, perché l'editore non ha mandato i dati di vendita, però in come ogni Netflix caso, uguale però in ogni caso ha insistito perché facessimo un secondo Spasmox, quindi questo mi potrebbe far pensare che potrebbe aver avuto infatti un ritorno. Per cui alla fine poi ho fatto anche qualcos'altro, ho lavorato per qualche piccolissima casa editrice, quindi sono riuscito nonostante tutto a rimanere nel campo del fumetto e a coltivare questa passione che ho, che non riuscivo comunque ad abbandonare in ogni caso, anche se insomma con un po' di schizofrenia devo dire. Però non mi hai risposto, come hai cominciato? A disegnare? A disegnare. Beh, io ricordo che avevo 4 anche anni, non lo so, per cui è un po' difficile. Ho cominciato copiando magari i fumetti a 4 anni, credo. 5 anni, qualcosa del genere. Poi facevo anche dei fumetti che magari vendevo a scuola, insomma, qualcosa del genere, ricordo. A scuola si facevano. Questa cosa di fare i fumetti a scuola credo che sia tipica di tutti, di chiunque voglia fare poi il disegnatore dopo. Ricordo che... anche che le disegnavo su una carta velina che mia zia, che lavorava a Bari in presso un arsenale militare, era in ufficio, praticamente mi dava dei blocchi di carta velina, io disegnavo su quei blocchi. Fantastico. Era una cosa pazzesca. No, Piero, però tu ti stai astenendo proprio dal prendere la parola. Sì, no, vedo che stai lì in religioso silenzio, sì, ascoltando. Sto gli godendo altri il fresco. Ma Piero è sempre così serale. Dice che sfrutti gli occhiali da sole per dormire. Cioè il sì, suggeritore. Infatti, avevo gli occhi chiusi. Sì. Infatti, se potete abbassare il volume, che siete un po' fastidiosi. Senti, la domanda è come ho iniziato? No? La domanda è come è iniziato. Allora, iniziamo come cominciamo, ho iniziato. Cominciamo da lì. Scuole elementari. C'era sulla Rai, davano il Pinocchio di Comencini. Ecco, ma quello era un film. Sì, però in quell'occasione c'era un concorso. Bisognava fare dei disegni sui personaggi di Pinocchio tratti dalla serie, mandarli alla Rai e i più meritevoli venivano premiati con una serie di gadget, colori, palloni, libri illustrati. Tu avevi? Scuole elementari, quarta, anni. Quinta elementare, quanti anni? 9 anni, sì, anni. Una cosa di anni. Fece il mio primo disegno, lo mandai, mi premiarono, mi mandarono una scatola di colori. Venne mio fratello più piccolo, dice: me lo fai tu il disegno? Va bene, lo feci, lo mandò, fu premiato anche lui. Si sparse la voce in tutto il condominio, eravamo tanti bambini e c'era la fila di ragazzini che venivano, che... però a quel punto capii che forse dal disegno ci si poteva campare, cioè, e allora chiesi forse... in cambio di ogni volta che facevo un disegno per qualcun altro, in cambio le biglie di vetro, le figurine, cose di questo genere qua. Quindi iniziato lì la mia ma vita. Ma poi cambiavi lo stile da bambino a bambino? No, ero sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Tanto forse alla Rai non ci badavano. E comunque c'era questa compravendita di disegni con... E quindi da lì ho capito che col disegno ci si poteva campare in qualche modo. Poi c'è stato un salto di parecchi anni, all'Expo Comics si è aperto un mondo, insomma, ho conosciuto autori professionisti, ho conosciuto Alessio, Dante, ho conosciuto voi, perché mi sa che il gancio tra me e Epic è stato proprio i ragazzi di Gulp ed Expo Comics. Poi ci siamo rivisti a Roma, dove lui ha fatto quella cosa, quella porcata terribile, vabbè, lasciamo perdere. Se volete sapere di che cosa sta parlando, guardate il video celebrativo fino alla fine. Sì, non ve lo diciamo adesso. È però... sempre qui sul canale. Sì, è un reato comunque che è stato commesso. Però oramai è in prescrizione. Sì,
Poi nel fumetto ho preso un'altra strada, ho fatto il grafico, ho fatto altre cose, come succede nella vita, no? Ti trovi in un incrocio e devi fare delle scelte. Senti, giusto una domanda tecnica, perché so che Alessio disegna con la Bic, cioè lui, sì, quello è il suo tratto autoriale praticamente. Sì, 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 tu, sì, tu invece usi ancora la china con io sono i pennelli. Passato dai pennelli Winsor & Newton serie Oreo, serie Oro numero 2 inchiostro di china alla tavoletta. Fantastico. Elettronica. Quindi matite, poi scansione. No, neanche più neanche... adesso neanche più la matita. Faccio direttamente il disegno su digitale. Stampini. Sì, sì, sì. Poi vado su Google, prendo i disegni, li ricalco. Perdonate, e adesso, adesso torniamo a cazzeggiare, non vi preoccupate. Adesso... È molto più veloce, molto più semplice. Invece questo sta qui con la matita a cecarsi, a disegnare. Amanuense. Ma va, va. Sei vecchio, Alessio. Lo so. Io. Voi faceva la cartucciera io, come Rambo con le matite. Io ricordo le matite venivano, avevano, arrivavano a una certa altezza oltre le quali o ci appiccicavi l'altra matita al contrario, spalla a spalla con lo scotch, oppure come nel suo caso, visto sì, che faceva le cartucciere di Rambo, lui prendeva queste matite e le appiccicava una accanto all'altra, una accanto all'altro, facendo queste cartucciere. E la ricordo insomma come una caratteristica, una peculiarità. Poi mi sono detto qua costa troppo e infatti sono passato poi alla micromina, che... la micromina clic clic, perché io ovviamente disegnando sempre in piccolo su tavole piccolissime avevo bisogno della punta sempre ben appuntita e la matita quella classica non mi dà questa certezza sempre, e quindi devo stare lì a temperare, quindi alla fine ho detto no, passo alla micromina. Però sì, è vero, facevo io ste cartucciere, poi facevo le foto pure tipo Rambo. Oh, mi dispiace di avervi portato su questa cosa tecnica che adesso sembra quasi che stiamo parlando seriamente, no? E infatti no. Però all'epoca impazzivamo tutti per l'inchiostratura, no, il pennello. Assolutamente no, questa è una caratteristica che non mi ha mai appassionato, cioè, no, ho una serie di amici che montano le chitarre, che conoscono tutte le meccaniche, le singole cose, oppure quelli che si fanno le moto custom, oppure quelli che disegnano e conoscono perfettamente ogni singolo strumento. No, io per esempio dico, cazzo, fammi vedere quello che sai fare. Sui pennelli Winsor & Newton io sono sempre stato contrario, sono una repulsione, perché dicevo che costano tanto. Però poi ti ho inchiostrato tre tavole con i pennelli Winsor & Newton di Potere alla Gloria. Potere alla Gloria, sì, sì, mi ricordo. No, è il fatto che mi fatto di odiare questi pennelli perché costavano tantissimo e prevedevano una cura incredibile quando finivi di lavorare, perché dovevi massaggiarli, certo, con acqua tiepida, sapone non alcalinico, cose tutte, sì, anina nanna, la cosa. Poi eravamo poco sensibili al discorso ecologico, insomma, sì, perché sono fatti di peli di martora. Peli di martora, quindi per salvare le martore abbiamo abbandonato i pennelli. Io andavo sui pennelli fila che costavano. C'è la fila delle martore che stanno passando per ringraziarvi. Io andavo sui pennelli fila che mi costavano 100 lire, 200 lire, e andavo con quelli. Poi, ma quel breve periodo che ho usato il pennello, ma alla fine la biro era... Comunque no, ricollegandomi al fatto che ci poteva campare già da piccolino, io mi ricordo che a scuola era il periodo che andava per la maggiore, a parte Bruce Lee, andavamo per la maggiore... E questa è stata la patria, Trani, quasi, della commedia scollacciata, sexy. Certo. Quindi mi chiedevano sempre, perché si andava a San Michele, aveva... il mito Giuseppe di può constatare, perché anche lui è a origini... Lui è degli estensori, no, a origini, vabbè, a parte il fatto che si occupa di quel cinema, ritrovare quel cinema, ma, però aveva anche parenti a San Michele, quindi...
si ricorderà della vedova del Trull, mitico. E quindi all'epoca mi ricordo che a scuola o mi chiedevano Bruce Lee o mi chiedevano le donne nude. Vabbè, dovevo disegnare. E quindi io anch'io facevo mercimonio. Mi dispiace, però, cioè, credo che voi siete troppo giovani per essere passati dal Lando o dal Paninaro, cioè dalle edizioni Squalo, credo. Noi eravamo piccolini, sì, eravamo molto piccoli per quel genere di fumetti. Però li sfogliavamo ufficialmente, poi di nascosto li leggevamo lo stesso. Sfogliavamo. Dal barbiere, è vero, fantastico. Sì, dal barbiere quello vicino. Sì. Il nostro barbiere. No, perdonate. No, io voglio un attimo passare a una domanda sempre tecnica. Però ad Aldo Pastore e anche ad Alfonso Elia, che mi ha detto che ha anche scritto. E vi racconterò di una cosa. Quando prima di realizzare il video celebrativo che abbiamo fatto noi, avevo la sindrome del foglio bianco, non sapevo di che cosa parlavo. Allora, che cosa ho detto? Come posso fare per cominciare a scrivere una cosa? Ho chiesto all'oracolo e ChatGPT ha risposto. Infatti, le 10 domande alle quali l'unico che ha avuto l'ardire di rispondere è stato Aldo, provengono dall'intelligenza artificiale. E tutti quanti le abbiamo ignorate completamente perché avevamo capito che era la domanda è: ma tu scrivi ancora con la penna? Onestamente sì. Allora ti dirò questo, che poi è tornato utile dopo. È chiaro che tu hai un'idea. Sì. A me, io funziono così, ho un'idea su una storia, non scrivo niente per 4-5 giorni, però ci penso. Sì. Quando ho capito, ok, così inizia, così è il mezzo, così è la fine, allora la scrivo. Cioè, riesci a trovare in 5 giorni la fine? Sì, di una sì, storia? Sì, sì, sì. Fantastico. Sì. Il cervello ormai lo fa di suo, perché non lo tengo impegnato in altro, evidentemente. Poi cosa faccio? Una volta che ho la storia, butto giù tutti i dialoghi. Poi comincio a fare la sceneggiatura, perché quando ho tutti i dialoghi e ho tolto magari qualcosa che non mi piace, io comincio in base ai dialoghi a vedere quante vignette mi occorrono per fare questo dialogo, poi ci sarà un tot di azione, poi alla fine mi escono, diciamo, tot pagine. Poi, sapendo che la storia deve durare, non so, 40 pagine, 50 pagine, eccetera, eccetera, io vedo se sono più o meno lì o aggiungi qualche cosa. O c'è il trucco della splash, per cui dice: ok, qui una bella splash, ho guadagnato una pagina e vado. E poi alla fine basta, è fatto. Quando ho fatto questo tutto scritto a mano, poi la parte più seccante per me è metterla in bella. Sì, perché poveracci, o sei un egittologo oppure non capirai mai quello che ti ho scritto. Devi cambiare il microfono perché non si sente poco. Cioè. La cosa mi è tornata utile perché, soprattutto quando sono cominciate, sai, l'autoproduzione, le case editrici, eccetera, io ho sempre la prova scritta a mano di ciò che ho fatto. Se mi modifichi qualcosa, io posso sempre dire: io l'avevo fatta così. Poi non so cosa possa essere successo. Quindi mi è rimasto così. Sì, ci perdo più tempo, però se mi dici siediti davanti a un computer e comincia, non funziona. Io ho bisogno di avere una cosa in mano, di avere un contatto. Ne parleremo oltre, dopo, magari quando pranziamo, siamo quasi all'orario, anzi tra pochissimo dobbiamo chiudere. Anche bene, perché, grazie, potete andare tutti perché abbiamo fame. No, io sentirei ancora Alfonso, cioè, perché no, non è, in realtà non è rotto, è solo una questione di frequenza. Funziona. Che hai mangiato? Lo ricordo. No, in realtà, parlando con voi, parlando con loro, riprendendo il discorso dell'incontrarsi e sentire che le idee continuano a fluire, sentire ancora questo bellissimo piacere di stare insieme, mi sta balenando l'idea, e forse anche avendone la possibilità tecnica di realizzarlo, saperlo fare, che forse insieme potremmo anche tornare a realizzare qualcosa simile a Epic in digitale. Ovviamente ci sarebbe da discutere, da capire le modalità, cosa fare.
E in realtà il fatto di sapere che tu eri uno dei redattori di Fumo di China alla fine. No, in realtà sono arrivato per ultimo. Ma vabbè, ma alla fine scrivevi però, no? No, ho disegnato. E basta. In realtà ti voglio spiegare, infatti prima mi hai fatto questa domanda. In realtà la mia unica esperienza per scrivere qualcosa è stata per un albetto di 30 pagine per la Menhir Edizioni, quindi sostanzialmente anche Spasmox, quel libro che abbiamo pubblicato, l'ha scritto Sebastiano Villella, quindi non io, voglio specificare questo. Comunque in ogni caso ti dico che non uso la penna Bic per scrivere, ma uso il computer. mi sembra giusto sapere che abbiamo due esponenti del digitale, due esponenti dell'analogico ancora, diciamo così. Qualche bozza, forse qualcosa con la penna la faccio ancora. Senti, però, allora io ti devo dire, il logo di Indivia, prima di vederlo così in digitale, ne ho viste una decina di versioni diverse, tra le quali ho scelto questa. Sempre sull'intelligenza artificiale, giusto? No. Lui si sta lamentando. In realtà ho trovato un simpaticissimo ragazzo che mi ha fatto questo piacere. Infatti stiamo parlando Grazie. Sempre di piaceri. se non c'è il piacere. Niente, allora io andrei lentamente, anzi anche abbastanza velocemente in chiusura, perché siamo arrivati alle 2. E vorrei ringraziare voi per esserci stati. Scusa, però no, mi pare di capire comunque che ci sarebbe la volontà. Com'è? Prendi l'altro microfono, che quello a quanto pare sta finendo. Vorrei di capire che ci sarebbe la volontà di fare un numero 7 di Epic 2023 in digitale? In digitale, l'ideale sarebbe su carta. Su carta sarebbe. Esatto, il numero 2. Vabbè, perché no, il numero 6 è quella non distribuita normalmente. Il numero 1, quello successivo, è il primo distribuito con la distribuzione classica. Invece quel numero 6 era l'ultimo praticamente ciclostilato e passato, anche se copertina a colori, stampato fico. Okay. Vabbè, comunque un altro numero, diciamo, sì, non so, poi trovate voi il numero da sarebbe questa volontà? Allora, fermo restando, non so ancora se c'è questa volontà. Io ho solo buttato il seme e su quello vorrei cominciare a ragionare. E in realtà la mia volontà è cominciare a fare anche un discorso più ampio, per magari fare un sito. Cominciare da quello e magari farlo anche diventare l'editore, perché no? Questa è una cosa sulla quale io ragionerei. Però sapendo che tutti noi, io lo dico perché so che per me è relativamente facile arrivare a fare il sito, però il sito è una cosa, i contenuti del sito sono un'altra e anche l'organizzazione delle cose del sito stesso sono un'altra cosa. Quindi secondo me abbiamo tutti gli elementi per fare un prodotto di grandissimo spessore e secondo me dovremmo coglierla questa opportunità, però il tempo sarà sempre il nostro nemico, cioè fra 30 anni potremo dire ci abbiamo provato di nuovo e ci rivediamo qui, e ci vediamo qui. Va bene. Non lo stai dicendo al microfono, non si è sentito, tu sei già morto 30 anni fa. Allora io ringrazio Aldo Pastore, Alfonso Elia, Piero Angelini, Alessio Fortunato, Mimmo Montrone, Emanuele Barca, Giuseppe Del Curatolo e anche un po' me stesso per essere stati qui e per averci accompagnato, ovviamente. E le due camere, che era soprattutto quella poverina sotto il sole. Vabbè, stanno tutte e due sotto il sole, sì, ok, stanno prendendo tanto sole, dopo saranno adeguatamente ricompensate per queste. Ringrazio tutti, ringrazio Supertrani, la Fiera del Fumetto, ringrazio la Fumetteria per averci ospitati e alla prossima puntata, sigla di Domenico Bini. Ciao.